Questa foto è stata fatta proprio in quell'estate, è una normalissimo rientro della pescata. Qui si vede una murena, non è quella del racconto, e due pesci, se non erro male, sono tre tordi. Io ho l'impressione che a Pantelleria non si sapeva, perché delle persone che sono venute già in quel periodo, non è che tanto si sapeva. Lo stesso io l'avevo saputo 15 giorni prima, quando lui arrivò a Pantelleria. Sai, verrà Marchez a Pantelleria, verrà Marchez a Pantelleria e ci verrà a trovare, passerà un mese con noi. Ma io sapevo di Marchez solo perché me l'aveva accennato Chicco del libro Cent'anni solitudine, che io già avevo visto e avevo letto qualche cosina. Quando Aldo Volpe aveva messo il famoso trafiletto sul Panteco, ma è vera la storia di che Marchesi è venuto a Pantelleria e ha messo l'inizio di quel libro, della Murena. Appena io leggo, caspita, se la Murena l'ho presa io, perché è vera. E tu ho telefonato Aldo, vede così, così, così. E raccontiamo com'è nata la storia. Nel pomeriggio, di ritorno a casa, trovammo un enorme serpente marino inchiodato per il collo sullo stipite della porta. Ed era nero e fosforescente, e sembrava un maleficio di zingari. Con gli occhi ancora vivi e i denti a saracco nelle mascelle spalancate. Io dovevo avere allora 9 anni e provai un terrore così intenso dinanzi a quell'apparizione da delirio che mi si bloccò la voce. Oh, buongiorno, direttore. Ah, sei arrivato, Paolo. E questa è la casa? Sì, questa è la casa che in cui è stato ospite per il mese luglio del 69 Gabriel García Márquez, il proprietario, il suo traduttore ufficiale dell'epoca, Enrico Cicogna. Lo stesso Cicogna aveva tradotto il suo libro più famoso, Cent'anni di solitudine. Allora Márquez era qua. Il 20 luglio del 69. Sì, precisamente è stato il periodo in cui si trovava a Pantelleria e ti posso pure dire che quella sera lo sbarco l'abbiamo visto insieme. Eravamo tutto un gruppo assieme, lui, il suo traduttore, io, la mia famiglia, che fino a tardi abbiamo seguito questo allunaggio, per così dire. Nei particolari non me li ricordo, però abbiamo brindato. Questa famosa murena di cui si parla tanto nel racconto La felice estate della signora Forbes. Ma era una murena grossissima, intorno penso superiore a 10 kg, che per fargli lo scherzo noi l'abbiamo appeso allo stipite di questa porta, lì agganciata sopra per fare uno scherzo. È una murena Elena, ci disse, così chiamata perché fu un animale sacro per gli antichi egizi, un bestione enorme. Oreste, il ragazzo del luogo che ci insegnava a nuotare in profondità, comparve d'improvviso dietro gli arbusti di capperi. Portava la maschera da subacqueo sulla fronte, un costume da bagno minuscolo e una cintura di cuoio con 6 coltelli. I figli del Marquez venivano con me a mare, anche lo stesso Marquez, però i ragazzi, quando si potevano sganciare dalla governante, teutonica, autoritaria, dura, compatta, si parla con gli stivali. Si andava un po' dappertutto, andava a raccogliere i granchi per preparare le esche. È bello che c'è il sole. Ciò che si pescava la sera in un qualche modo o si faceva arrosto sulla brace o si cucinava in qualche modo. La cuoca che possiamo dire della compagnia era mia madre, la Fulvia Flaminia.
la sua frase tipica era, parlando con la moglie, Mercedes, ti va un caffè? Lei subito rispondeva, ma sì tesoro, lo sai che ti dico, valla a fare. Quello che è strano, non c'ho un ricordo fotografico, però posso dire che lui, partendo, ha lasciato due camicie. Di politica, a dire la verità, di questo io non riesco a ricordarlo. Lui lo dice bello chiaramente, che è dovuto scappare. In quel mese io non ho visto momenti di rabbia. Probabilmente la rabbia poteva averle interiormente, ma io non sono riuscito a vedere in lui dei momenti particolari, perché lo vedevo molto tranquillo. Lui in questo suo soggiorno a Pantelleria si può dire che è stato sempre in contatto diretto con la natura, e la stessa, diciamo, in questo caso Pantelleria. Pantelleria l'ha colpito tantissimo. Ma io, dopo la sua partenza, non ho saputo più niente del Marquez. Io e nel racconto sono Oreste, il ragazzo ventenne del luogo. Lui dice di essere stato ramingo non nel mondo, ma fra la sedia, la scrivania e il cestino. Questo qua andava bene 50 anni fa, o 40 anni fa per così dire. Questa è una camicia che aveva lasciato García Márquez prima di partire. È soltanto che verrà messo da parte come cimelio a ricordo di García Márquez. Di essere protagonista di questo racconto, mio malgrado, e ricordando che questa effettivamente, questa vicenda, io l'ho vissuta, e hai pienamente ragione, come signore, perché pur essendoci questo po' di sole, mi sento un brivido che mi passa, forse sarà il viscido della murena che mi fa venire questo brivido sulla pelle. Non c'è altro posto sulla terra che faccia pensare alla luna così come Pantelleria. Ma Pantelleria è più bella. Gabriel García Márquez.